amici di Billiard Channel, per offrirvi un grande spettacolo. È un quarto di finale, è la terza prova Phoebe's Challenge, ma è non una partita, ma è quella che per anni è stata la partita. A raccontarvela con me, sotto la fida regia di Mirko Bianchi e con le riprese del nostro William Bardon, che ci fa vedere questa bellissima panoramica della sala delle Coresorti Le Sirene, il mio socio Nicola Biondi. Buonasera a tutti gli amici di Billiard Channel. Sì, hai definito la partita, e questa per un decennio lo è stata, perché sono stati i leader indiscussi di tutte le classifiche italiane, europee e mondiali. Una cinquantina di scontri tra questi due giocatori, appena avanti quarta, ma è stato avanti Agnello per tanto tempo. Il Cannibale si presenta così, questi 10 punti di sfaccia a trasporto. Lasciato andare un po' il braccio Andrea, così. Due grandissimi colpitori, Andrea quarto in un buon momento, vincitore del campionato italiano ICS ad Altavilla Vicentina agli inizi di gennaio, e della gara la Stella delle Stelle a Reggio Calabria, meeting tra tutti i campioni mondiali, in finale con Salvatore Mannone, mentre la finale di Altavilla, a Reggio Calabria, la finale di Altavilla Vicentina è stata con Crocifisso Maggio. Non gli risponde nell'adeguato modo Michelangelo Agnello, realizzando soltanto 2 punti. Michelangelo Agnello invece in un periodo non eccezionale, probabilmente. Non, diciamo che per sua stessa ammissione Michelangelo non ha digerito eccezionalmente le biglie puntinate. È partito alla grandissima. Come monoto. È partita la grandissima Andrea quarta, uno sfaccio da 10, una raddrizzata di colpo in testa da 8, 18-2 il parziale. Ricordiamo che la partita si svolgerà al meglio dei 7 set, quindi se ne dovrà vincere 4 per passare il turno e arrivare alla semifinale di domani. Eh sì. Guarda, voglio dare anche un'occhiata, anzi lo chiediamo direttamente a Mirko Bianchi se ci passa i risultati. Matteo Gualemi avanti 1-0 contro Gatta e avanti anche nella seconda. Vince Sandro Giachetti alla bella con Sebastiano Gargiulo. E Giachetti se la vedrà con Caratozzolo, mentre Gatta Gualemi è già un altro quarto di finale. Un altro quarto di finale sarà poi quello tra Triunfo e non mi ricordo chi, chiedo Veni. Tra Triunfo e Rizzo. E Rizzo. Parabola di Michelangelo Agnello. Non si salva. Ancora quarta. Può andare all'esecuzione di un giro. Giro praticamente impostato di palla piena. La molla così com'è Andrea. Arriva il rosso solo. 10 punti. 3 esecuzioni di quarta, uno sfaccio da 10, una raddrizzata di colpi in testa da 8 e un giro da 10. Queste sono medie che non sono di questo pianeta. 28-2 in 3 steccate. Agnello, pallino da 4. Manterrà queste medie dopo questo fisso della quarta. Ma sai che non mi stupirebbe se giocasse anche ad andare avanti di filotto? No, lo gioca. Non dà noia al pallino? Per? Su questo tragitto qui, quel pallino lì non dà noia. Lo marca, che succede? No, che mi fa un po' di pericolo. Quel pallino lì, guarda che se ci arriva a questa velocità qua va dentro. Ma secondo me no. Però. No, può essere l'evenienza del mai, però. Un po' sufficiente qua Andrea rispetto. Sì, magari doveva assicurarsi di giocare più sullo scarso e battere un po' più, di lunga. Giro pallino 4 per Agnello. Intercetta il pallino. Buona la forza. Solo 4 punti per lui, che lo avvicinano un po' a quarta, ma neanche più di tanto. Guarda dove ha quel pallino. No, sta regolare, batte striscio.
Lo batte davvero un gran bene Andrea, lo striscio, 4 punti. Sì. Ottima esecuzione anche questa. Sì, l'unica esecuzione non eccezionale è stata proprio quella di fisso di Andrea, tutto il resto perfetto. E qui si sono avvitate però, questo avvitamento non ha precluso la riuscita del tiro per Aniello. 38-16. Era un po' che non si disputava questa partita. Veloce dalla lunga Andrea Quarta, in una delle specialità della casa. La prende nel punto vuoto. Se non si allarga adesso. Però una buona conclusione sempre. Rimessa per Andrea. Lascia una parificazione davvero complicata da risolvere per Michelangelo Aniello. Andrea Quarta che non ha esordito al meglio sicuramente nella FIBIS Challenge, ha perso al primo turno a Sanremo. Passa vicino al pallino da tre, non lo realizza, torna in difesa però Michelangelo Aniello. In divisione Andrea cercherà di entrare il più possibile per prenderla a fine e tornare giù nel quadrato inferiore. Qui è stato sull'attacco, sulla tiro. Palla grossa. È stato proprio sul tiro. E qui Aniello di traversino. Dovrà marcare un po' di più il colpo, andare sotto la linea di pancia. Ma io invece no. Il giro ad andare avanti, Gianluca. Ma è bellissimo questo traversino. Sì, però è sotto 20 e poi 22 punti. Giro lo dovevi prendere in un punto solo, Pallino da 4 per quarta, di passaggio difensivo. E tra l'altro si mette Sì, ha cercato di scavare bene questa entrata sul pallino e ci è riuscito. Aniello a conservare la battente lì e a cercare di far lavorare il pallino. Si riuniscono tutte lì. Non una bella notizia per Aniello. No, perché come minimo riperderà un pallino, anche se non è proprio... Che giocheresti? No, ma anche solo qua. È più bello essere a 42 a battere questo tiro anziché a 19. Sì, adesso il 4 e tutte lì insieme. Aniello di Piqué, ma se il traversino a ritornare a pallino da 4. Ma si è messo in modo che probabilmente non pagherà il pallino perché non ha sfoghi se non di parabola difficile da controllare. Quarta ci va di gancio, di schiaffo. Bricolla. Tiro di dentro per Aniello. Se fa rosso. Non ci è andato distante. Ha preso i 4 peggiori sicuramente. E qua pallino da 3 per quarta. Non si farà sfuggire questa importante marcatura. Sì. Meno che non la veda proprio e decida di battere il giro. Da come brandeggia batte il giro. Ah, la vedeva proprio piena. 10. Via rosso. Pensavo non la vedesse così piena, perché veniva da una bricolla. Quindi. E insomma. Mette una seria ipoteca su questo primo set. Poi
Michelangelo qua poteva sicuramente fare meglio. Poteva e doveva fare di più per almeno avere di un retro brice... quarta per il pallino da 4. Un falso traversino. Tutto perfetto per Andrea Quarta in questo primo set che con una banale apparente semplicità chiude il primo set. Pubblicità. All'Acchito, titolare della biglia gialla, va Michelangelo Agnello nei set pari. Attacca di gancio, scivola un po' lungo. Quarta di taglio contro, su poca palla. L'ha puntato, ma poi non l'ha scaricato l'effetto. Gliel'ha un po' promesso. Ah, eh? Sì. Se non vede palla gancio per quarta. Non ho visto quarta. Mamma e papà quarta. Sì, io ho visto Salvatore. Ah, hai visto papà quarta. Sì, ho visto quarta papà. Gancio per Agnello. Eccoli qua. Trovati dal nostro William Bardon. Elegantissima, mamma mia, Andrea, la neononna. Neo, Arianna ha passato l'anno, poco più di un anno. Eh sì, che nacque poco prima del mondiale a squadre, quindi. E cammina già, si do questo, la mostrava orgogliosissimo papà Andrea. Già partita, prima sì, dei 12 mesi. Già partita. Sono i maschi che fanno un po' più fatica. Con molta calma. Il mio a 18 proprio, senza freddo. Senza freddo. 10 punti per Michelangelo Agnello, questa conclusione di 3 passate e mezzo. Una delle sue specialità della casa, fucilata di quarta, a congelare la battente lì. Un cambio biglia così, d'amblè. Eccolo lì. Su questa palla è disarmante. Andrea. Io penso che mai. Eccolo lì. Mai sa? Nessuno come lui abbia giocato questa palla. Sì, sinceramente non mi viene in mente. Non mi viene nessun altro. Con questa precisione, con questa. Questa pulizia di uscita. Sì. Pallino da 4. Nei sogni anche girone pallino da 4 passerebbe. Però magari Michelangelo per dare una scossa a questo incontro. Eccolo il replay intanto della steccata di Andrea Quarta. Gioca solo 4 giustamente Michelangelo sulla strada del giro corto. La palla bianca, un buon disimpegno. Preclude a quarta la possibilità della bricolla. Andrea andrà dalla lunga a cercare un pallino da 3 o una steola. Forse bella. Cosa appena grossa. Solo una? O pallino 3? Solo una palla di traversino o pallino 3? Io credo giochi pallino 3. Tu cosa giocheresti? Io 3. Io 3. Okay. È stato anche molto anche bravo bene, Michelangelo, sì. Sì. Molto, molto bravo. Grande conoscitore di questi rapporti di corsa arrivando dalla carambola, Michelangelo. Quarta intercetta grossa questa palla. Primo errore vistoso del cannibale in questo incontro.
Io credo che ripeta un altro pallino da tre qua, Michelangelo. No, c'è il giro. Batte il giro, comodo. C'è il giro dritto. Aia. Ma no, l'ha sbagliata di un chilometro. Comodo. No, non lo giocherai mai a questa forza qua. Lui ha giocato a spostarsi verso il 10 della corto, verso il pallino, a ingaruffare, però nasceva alta la contraria. Però a fermarsi sul posto, insomma. Pallino 3 anche per quarta di paso doble. Sa leggermente grossa. Rischioso questo tiro con l'arrivo a pallino 3, perché sì, poi se non si fa bene si lascia una sponda palla con arrivo a pallino 3. Non credo sia il caso di Andrea, però. Per no, dire qua, che può essere potenzialmente un rischio. Andrà o di gancio o di bricolla di parabola, probabilmente. Spondebiglia mi sembra. No, lo spondebiglia non c'è. Ti va di parabola, di bricolla. Quindi a questo punto sforza per la bricolla. Gli è partita. Non gli è partita una gran parabola. Anche perché parabolava dalla corta, doveva partire una bella parabola. Sì. Sai, da questi due fenomeni qua ci si aspettano cosacce. Quarta mano sulle, sotto la stecca per battere il giro. A questa forza avrei dato io prima. Mamma mia, che roba bella! Mamma tre mia, che roba per bella! Quarta, una appoggiata alla corta. Ti ricordi quei e l'altra pure? Quei documentari dove fanno quegli esperimenti e sotto ci scrivono: non fatelo a casa. È un controllo devastante. A incrociare Michelangelo Agnello. A proposito di palle devastanti, mamma mia, Michelangelo. Perfezione di Michelangelo, che risposta se le stanno dando di santa ragione. Questa tutt'altro che semplice. Semplice. Mamma mia, dal centro del biliardo a incandelare, lunga lunga centro con la battente. Questa è semplice, non l'ha neanche visto da vicino. È stato da mettere assolutamente in archivio come il giro di quarta sul tiro precedente. Al volo dalla lunga. Buona presa. Vediamo se termina in centro, ma sarà timida probabilmente. Offre ancora il fianco a Michelangelo Agnello. Vediamo se entra in sequenza il campione di Mola di Bari. Affronta senza effetto. Via il filotto. Ancora una steccata eccezionale di Michelangelo. Qui chiave sarà la forza. 36-18. Che bella risposta dopo quel giro di quarta. Due conclusioni da 10 davvero impeccabili per Michelangelo. Peccato non sia arrivato. È quarta la possibilità di giocare lo spondebiglia. Quindi si è un po' smollata. Quarta ci ha sempre abituato a medie stratosferiche su questo tiro. Bricolla per Agnello. Vediamo se sforza il pallino o se sta leggermente più corto. Tiene la forza regolare e c'entra ancora i birilli. Due punti per lui. Avanti. Set a parti invertite, prima tanto avanti Andrea quarta, adesso un parziale di più 20 per Michelangelo Agnello, e diventano 16 dopo questi 4 punti di mezza garuffa di Andrea quarta. Stesso tiro per Agnello. E anche lui a segno. Una media sia davanti che di sponda incredibile. Questo set è davvero incredibile. Sì. 42-22, tre sponde di calcio adesso per Andrea quarta. Ha un ritmo infernale, tra l'altro. Tirano in scarsi 10 secondi. E li fanno. Tra l'altro. Dovrebbe essere abbastanza rapida. Sì.
non si difende, cioè, se qua finisce 4-3 dovrebbero terminare, sì, 35 minuti. Giro a tornare nello stesso quadrato per Agnello, una posizione ideale per andare con entrambe le biglie sulla corta. Perfetta anche questa. Perfetta questa palla di Agnello. Molto centrata. Sì, è un partito un po' timido. Probabilmente. Un partito anche quanto gli ha fatto 3 volte 10. Sì, però un Agnello che è stato obiettivamente per un po' di tempo un po' fuori, anche quest'anno una delle rarissime volte in cui Agnello non si è qualificato alla pool finale dei magnifici 6, allora magnifici 8. Sì, la scorsa stagione, togliendo i titoli a squadre individualmente, intanto Agnello ancora giù, per rosso, dire, 8 punti, mamma mia che media per Agnello. Che i bello. Giochi per questo set direi sono abbastanza, forse sono fatti. Non la pensa così. Quest'altro non ci sta, eh? No. Lo diciamo ai nostri telespettatori, forniamo con l'abbonamento gratuito a Billiard Channel anche una scatola di antidepressivi, perché questi ti fanno davvero venire la depressione. Sembrava, sembrava strano. Mia, che sequenza. Che non facesse questa garuffa. Era la caruffa uguale del mondiale di Siviglia, di chiusura. Di chiusura, sì. Mondiale di Siviglia del 2006. Lo stesso giorno in cui l'Italia poi vinse il campionato del mondo. Vinse il campionato del mondo. Eh sì, l'abbiamo sempre detto, Michelangelo in quel giorno vinse 2 mondiali, uno da sportivo e uno da tifoso italiano. 3 di calcio per Agnello. Vediamo se corregge l'errore che hanno fatto un po' tutti sullo stretto. Eccolo lì, 6. Ma chiusa. Fantastico Agnello, che gli vogliamo dire? Fantastici tutti e due. Veramente due giocatori. Tutte. Le micidiali. Fatte, questo set Agnello le ha fatte tutte. Pubblicità. Gli amici di Billiard Channel, eccole qua. 9 minuti e 10 minuti. Bah. State assistendo a una simulazione del nuovo videogioco sul biliardo. Sì. Una nuova app dove sì, quello che pensi fai. Sì, il biliardo perfetto si chiama. Agnello. Vediamo se riesce a salvarsi su questa smezzata. Pallino da 3. E qui quarta. E vediamo quarta. Se tira a portare anche le biglie o se lascia andare semplicemente il braccio. E adesso parte quarta. E potrebbe tenerla anche incandelata. Non credo. Intanto li faccio, poi stiamo sono un attimo 11. A vedere. E qui il pallino è apre le braccia. È troppo importante partire, Gianluca. Sì, con la marcatura piena. Ragionamento fatto io, che ho fatto tante volte, ti viene, no, all'inizio porti le piglie, qui si poteva giocare o a incandelare, rischi di tenerla sul 2 di palla grossa, rispettarlo il pallino a contenere la tua di lunga centro, rischi di fare un macello, lascia andare ma il braccio neanche sul biliardo di casa, figuriamoci. Sì, sì, un biliardo che hai provato 5 minuti. Gancio sembra di Agnello. Sembra di casa loro questo biliardo. Questi sembra proprio che se lo siano portati da casa, davvero. Bella anche questa uscita di Agnello. Sponde biglia per quarta. Con questo pallino che allarga, non c'è mica andato tanto lontano. Sì. Non portava proprio dentro al castello, magari per un 2, ma era un, poteva sì, essere un potenziale obiettivo. Però anche, sai, riportato il 2, no, non sotto penso castello, neanche per il 2, a meno che non, però insomma
era un pallino però da era ti un pallino può fermare da subito dietro il esatto, castello. era Lo un stesso pallino vale da per tre. Aniello qua. Vediamo se c'era. L'ha sfilato proprio. Sì, doveva ma prendere una porzione chiaramente più grossa. Un attimo più grossa, ma penso che il passaggio fosse quello. Quarta controlla l'arrivo del sette sponde probabilmente e del giro. Sette sponde lo deve correggere perché è impostato un pochino stretto. Allora striscione subito. Lo deve correggere ancora di più. Girone, arrivo pallino. Cinque. Insomma. Sì, un controllo che è disarmante veramente. Sì, dalla palla battente veramente. Sì, ma di tutto, eh. Sì, delle forze. Angolo. Per Aniello. Cerca di contargli i giri Michelangelo. L'aveva vista subito. Scelta con questa forza. No. Quarta mano sul panno. Non gliel'avrei buttata in fondo, ma magari sì. Dopo di fare lo stesso. Però quarta mano sul panno, come dicono, suonano a morto le campane. Gli è andata bene, ha pagato solo due. Anche perché l'allargava meglio, dando. Sì, infatti, ma è un po' complicato perché era impostato tanto stretto, abbastanza stretto, allungandolo. Probabilmente Michelangelo si sente a posto, si sente che può fare qualcosa di più. Questa si è avvitata, sì, però gli è partita anche corta, timida. Eh? Pallino non a precludere il giro e quindi tira il girone a scendere. Oppure tiene bassi i giri e il girone. Andate a vedere il girone. Però ha scollato la testa, come dire, il pallino sull'arrivo del girone potrebbe non esserci. Ci rifai vedere la diagonale? Sul rosso può andare l'arco, vediamo, tanto penso lo tiro. Tirato di colpo in testa, pensavo lo tirasse a tornare indietro, ma in effetti così aveva più margine. Sì. Ma probabilmente il pallino era proprio sulla strada in interdizione all'andata. Qui è una posizione 35 di là, se c'è, sì. Sul 35 non so, non l'ho guardato bene. Vediamo se lascia andare il braccio di colpo in testa, cioè anche la messa di tre lunghe. Ha preso appena grossa Michelangelo. Se avesse preso più scarsa sarebbero terminate, sarebbe stata più cospicua la marcatura e sarebbero terminate al centro le biglie. Abbiamo perso il biglietto. Trovato, andato in buca e poi è sceso. Quarta la risposta per portarsi a più 15. Non ce ne sono più. Questa non l'ha steccata benissimo. Agnello, striscio. Sì, a meno che non credo veda l'angolo. Si potrebbe anche non fare questo pallino da 4. Vediamola dalla frontale. Però porti via le biglie. Giochi a buttare giù. Se lo fai lo marchi, se no fai difesa. Infatti, era facile fare così. Piccato lascia la strada della bricolla a quarta. Era importante fare un birillo per andare nei neutri. Sì, sullo stretto non penso difenda però. Infatti ha badato bene. L'ha buttata giù. L'ha buttata giù, sì. Alla brutta lasci questo striscio. È abbastanza impostato come striscio. Mi sembra una battuta. Sì, proprio. Ma corretto, bisogna passare di vicino all'andata. Da toccare appena, sì. Sì, è da correggere. No, infatti tira. Non penso come noi. No, lascia andare il braccio. Giro e 4.
Mamma mia, magnifico, capolavoro. Il tiro più bello dell'incontro fino ad adesso, ce ne sono stati, Qui ci voleva il ferro tranviere. Si porta avanti, più 2, 29-27. Quarta. Pallino da 4, ma... Lascia la strada libera del traversino. Può Penso mettere... che qua lo batterà normale di due passaggi. No, dicevo tiro a tre corse, due passaggi è bello questo. No. Ah, sì. Ah, no, l'ho battuto. L'ho battuto a realizzare comunque. Stesso discorso di prima, di due passaggi rischi di fare 2, 3, 5, controllarla male, lasciato andare il braccio, dice 11 o 13, cominciamo a farlo. Si mette a più 9, nota anche discretamente bene. Traversino di tre passate anche per quarto. In arrivo pallino da 4. Sì. No. E allora falle tutte. Che capolavoro, che bravi. Però non è stata una presa di pallino felicissima, no. Perché qui ce lo può buttare Aniello direttamente con la sua. Sicuro lo marca, può fare il giro. Penso, Ma ce l'ha quella porzione, sì. Sì, la sfida di colpi in testa, Più striscio che giro, mi sa. Deve prendere scarsa, No, allora ha giocato il giro, non aveva il calcio al pallino. E sono 8 anche qua. 48-43. Ci lo sfaccio? Sì, seconda, terza di grosso probabilmente. Vediamo se riesce a quadrarla. Sa di no. E qui Agnello, palla importantissima della partita, perplesso il viso di Andrea Quarta. Agnello giù la forza, la tiene a tre corse per controllare meglio il tiro. Vediamo dove va la gialla, perché il Quarta, sai, se gli prende il 2 può fare strike su questo biliardo. Secondo me sì. Più vicina è meglio, perché sennò prenderebbe troppo rientro. 2. Guarda. Oh, per un pelo. L'ha fatto fin di troppo rientro. Mamma, che steccata, Andrea. Per un pelo. Se prende il filotto di seconda vanno in terra tutti, Eh sì, a meno che non lo prenda proprio in pieno. Mamma mia. La gente alla... Hai visto la gente che si calcio mette, di rigore palo palo angolo per Michelangelo Aniello, 4 a chiudere e chiude Aniello, 2-1 per Michelangelo Aniello. Mamma mia, cosa è andato vicino a fare Quarta. Ci pensiamo anche durante la pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Facci rivedere, vai, questo sfaccio di Quarta. Mancavano 12 punti al Cannibale. E l'aveva presa veramente al cuore. Aveva mirato proprio quel birillo all'esterno a rientrare sul filotto. Sì, con quell'angolazione lì come tocca la testa. Comunque ci sta anche che potesse fare il 2 anche di... Perché torna indietro. Perché da dove parte, più vicina è, meno aggancia
quindi vedi quello spazio lì, lo riporti da il 2, lo fa pieno, che lo facesse lo fa pulito, lo facesse 2, proprio 2, pulito 2, 8, perché 2. Più vicina è e meno trasporto, sì, giusto? Sì, sì, sì. Ma se, sai, è un tiro che vediamo talmente poco, perché per vedere uno spazio, esatto, così ci vuole non 4. Era il punto, infatti sì, William sì. Ce l'ha inquadrata bene, no? Che sì, si sì. Vedeva scoperto il pallino del punto, poi parte veramente stretto, quindi poteva proprio tenerla su tutti i birilli, senza ausiliarsi dello sbirillo. Sì, stiamo aspettando, vedete, nel tubo. Vedi dov'era? Sì, sì, guarda come l'ha trattata poi, di colpo in pancia la palla, hai visto che ha preso... Ce la fai rivedere da questa, da questo... Sì, fatto... Che roba! La rotazione... sì. Guardate una roba! Quante volte l'abbiamo detto? Noi intanto stiamo aspettando e c'è la Rai in pubblicità, che è finita, quindi possiamo iniziare di nuovo l'incontro. Mirko si esalta quando ci sono queste situazioni. Facciamo dei complimenti al nostro Mirko Bianchi, che senza, se non ci fosse lui, sai quanti mal di stomaco in mezzo. Ti vogliamo bene, Marco e Mirko. Non si salva Andrea Quarta sulla risposta all'acchito di Agnello, quindi stavolta è Agnello che può attaccare. Vediamo i dati del tempo della partita dopo questo tiro, Mirko. Agnello, vediamo se rientra questa. Questa non rientra più su questo tavolo. Non rientra più. Nel frattempo poi ci fai vedere anche i parziali degli sì. Altri campi. Allora, media set 9-10-10. Ma sono le medie mie, semplice doppio. Ok. Di calcio. Allora, Michele Gatta avanti 2-1 con Matteo Gualemi, che se non sbaglio era avanti 1-0. Sì. Sandro Giacchetti sono al primo set con Santi Caratozzo, Michelangelo Agnello e Andrea Quarta. La stiamo seguendo. A venire l'incontro tra Davide Rizzo e Giovanni Triunfo. In appoggio ci tira? Oh, in appoggio. Quarta sta ragionando sul da farsi. Pensando se sforzare il traversino o probabilmente se accontentarsi del 4. Lui non si accontenta, gioca giro e pallino da 4. 10 punti, una buona realizzazione, ma offre immediatamente il fianco a Michelangelo Agnello. Sta andando a guardare la porzione per il fisso Agnello. Giocherà fisso pallino da 4. Vediamo se la palla fa uno striscio almeno largo. 6 punti. Se vogliamo un po' un sospiro di sollievo per Quarta, che già nella sua testa pensava di pagarne qualcuno di più. 14-11 a favore del Salentino di Nardò. Questa è l'origine di Quarta. Nella sua intenzione anche l'arrivo al pallino da 3, 6 punti su questo angolo di prima ingaruffare. Agnello in cerca di soluzioni. Possibile che sono terminate, situazione un po' ibrida. Di colpo, quindi giocherà all'angolo di prima a parificare sulla sponda corta in basso.
che lo fa benissimo, addirittura 10 punti di Agnello, mantiene medie stellari Michelangelo, bellissimo questo tiro, quarta, anche lui angolo di prima a cercare pallino e eventuale Stevola, la prende leggermente grossa, non arriva al pallino per pochissimo. Agnello, traversino di prima di mezzo colpo. E questa volta i punti sono 8, due esecuzioni consecutive di Agnello, l'angolo da 10 punti e il traversino di mezzo colpo da 8. Quarta, a costruire di colpo la traiettoria di angolo di seconda. C'era andato vicino prima, questa volta ci va ancora più vicino. Questa volta però arriva almeno il pallino da 3, se non gli gira dietro. Gli gira dietro. Andato dietro, segnalaccio. Un segnale. Sì. Non bello, non bello per quarto. Comunque era un po' che non vedevo Michelangelo in questa situazione di forma, eh. Traversino e pallino da 4 o pallino da 3? Traversino e 4, il 4 se lo assicura. Dicevo, è un po' che non vedevo sì, Michelangelo. Sì, sì, è vero. Era molto tempo, sì. Quarta, raddrizzata. Anche a lui Gallipoli porta molto sì, bene. Sì, ha vinto... L'ultima volta in finale con Lopez. Ma non è la prima volta che vince Gallipoli, l'ha rivinta un'altra volta. Sì. Sì. Quarta, 4 punti su questa bella raddrizzata, non difende Agnello in una delle sue specialità, il filotto di colpo in testa. Tiene basso di forza per quadrare difensivamente la posizione. Qua se arriva in difesa avrà anche l'aiuto del pallino per difendere almeno dalla lunga di sinistra. Infatti quarta deve andare o di duomo di tre o di parabola. Vediamo con che forza, se gioca al pallino o l'allunga. Decide di allungarla. Probabilmente la voleva prendere di sfaccio, però se la voleva prendere di sfaccio l'ha sbagliata di tanto. Ha giocato ad aprirle. Questa è difficile da quadrare in difesa. Che palla anche questa. Guarda come gli ha contato i giri a tre corse. Agnello ancora 10. Bravissimo Michelangelo, era davvero tantissimo che... Non lo vedevo giocare così bene, in effetti. La risposta 45-27. Vediamo se la tiene dritta sul filotto. Mamma mia. Questa si è spostata. Visibilmente. Certo, ormai diamo per scontato sempre che realizzino 8 e 10, stiamo a vedere se difendono o no. Lì sono proprio scontati. Sì. Non vediamo se fa 8, vediamo se difende. Comunque qua siamo, come colpitura siamo a livelli... Stratosferici. Apriamo. Vediamo se Michelangelo mantiene la media. Batte di sventaglina giustamente. 8 punti, ancora di tre corse. Ancora biglie condotte magistralmente in difesa. Non è un tono di lutto, eh? Un tono leggermente demoralizzato. È veramente incredibile. Una roba...
quarta per un niente non trova questo ingresso. Eh sì, poco effetto per quarta, quindi Agnello set point disfaccio probabilmente, ammorbidisce, gira dietro al pallino e la notizia che abbia fatto zero, eh? Sì. Controllo sempre perfetto, però questa volta questa leggera imprecisione va a favore di Andrea Quarta, che potrebbe avere un colpo di rientro qui. Quattro ci sono, non ce ne saranno più, esatto. Vediamo se evitarlo in pallo. Quattro traversino, punti per Andrea, 39. Traversino e pallino da 4, penso, per Michelangelo. Anche di un passaggio, eh. 4 si fa, socio. Cioè, pensi al 2, se fa 2, però ci entra di traverso nei birilli. Non lo tira piano. Pensando all'impatto col pallino, se c'è un impatto col pallino che possa... No, lo controlla benissimo Michelangelo. Non gli dà fastidio niente. 14 punti e chiude Michelangelo. Forse proprio un filo, ma non c'era quasi verso di arrivare a prendere il pelo di biglia. Il pelo di pallino internamente. Sì, sì. 3-1 Michelangelo Agnello, pubblicità per noi. Una grande partita che poteva avere un tiro della svolta, che è stato quello sfaccio di quarta tirato benissimo, dove poteva chiudere il terzo set. Così non è stato. E poi un Michelangelo Agnello veramente strepitoso, un quarta in avvio devastante, e poi sono stati tiro su tiro sempre, ma qualcosina in più chiaramente Michelangelo Agnello, che si merita questo vantaggio. Sì, assolutamente. Tra l'altro, nota di merito anche al carattere che ha dimostrato Michelangelo, perché effettivamente trovare un Andrea Quarta che ti parte 3-10 a quella velocità 8, lì 8-10-10 e riuscire dal secondo set in poi a fare come ha fatto, davvero bravo. Intanto godetevi gli highlights di questo incontro. I giocatori hanno chiesto una pausa, no? Una piccola pausa, ce la prendiamo anche noi. Ed eccoci qua, rientrati. Vantaggio per Michelangelo Agnello, 3-1. Su questa, su un biliardo così scivoloso, se non ci stai addosso di prima. Media 9,5. 44 minuti di partita, 3-1. Ho fatto 4-7. Inizia quarta questa volta.
indice che non si sono, non hanno mai difeso nella risposta al primo tiro, non hanno mai trovato difesa. Anche questo potrebbe essere un dato. Sì. E quindi tu al telefono. Sì, scusate, abbiamo un telefono vicino di servizio, ma non. Due uomini di tre, vediamo adesso se Agnello si corregge invece di cercare l'ingresso, sta direttamente sulla palla. Non è complice un piccolo rimpallino. Ne difende, che difesa. Sfumatura fortunata per Agnello. I risultati: Michele Gatta 2-1 avanti su Matteo Gualemi e 58-31 nella quarta. Sandro Giacchetti 1-0 su Santi Caratozzolo. Michelangelo Agnello e Andrea Quarta. Li stiamo seguendo. Qualora vincessero sia Gualemi sia Giacchetti si scontrerebbero. Ci sarebbe la riedizione del finale del 2015. Una partita che non abbiamo quasi mai in semifinale, sì. Una partita qualora che non abbiamo mai quasi mai commentato. Tre di calcio per Agnello. E ancora bersaglio di sponda. Che tra l'altro anche di sponda ne hanno fatti una montagna. Sì, tra garuffe, bricolle, da tutte le parti. Garuffe 4-5 consecutive sul castello. E vediamo se inizia qui di nuovo il festival. Quarta fa la prima con questo 2 e una buona messa sull'asse longitudinale. Agnello, appena grossa, dovrebbe essere arrivato a difendere. Quarta infatti si punta di bricolla. Tanti di voi ci hanno chiesto qual è il conteggio che usano questi giocatori per la garuffa. Il conteggio che usano loro è praticamente quello che usate voi, soltanto che la forza di questi giocatori è la steccata che danno su questa garuffa e le forze che imprimono. Tre di calcio anche per Agnello in risposta a quello di Andrea Quarta. Anche questo assegno, questo sul rosso, 6 punti. Bravissimo Agnello. Se proprio gli vogliamo trovare un difetto, appena lunga, leggermente lunga. Sì. Candela per Quarta. Toccata di leggero effetto. Realizza 2 punti ma si espone di nuovo al trasponde di calcio per Agnello, che qua potrebbe realizzare il rosso e difendere sulla, facendo una messa più dura perché sposterebbe da lì la palla battente, realizzando i 4 larghi ancora meglio, 4 stretti ancora meglio. Non è convinto. Fa un giro di ricognizione, giusto essere più scrupolosi con la palla avversaria a questa distanza dal castello nella valutazione. Prende il 2 stretto e adesso è Quarta ad averlo, però non più sul largo del castello ma sullo stretto, quindi la parte della ragione si sposta sullo stretto. Questa è la difficilissima, quella è la classica posizione che fa difesa, da fare il rosso. Sì, o la metti sul rosso o la prendi tanto male da una parte piuttosto che dall'altra. Sì, meglio prenderla male sullo stretto. Sullo stretto fai l'occhiata. Non lasciando traversino. Tu
punti stretti, non hanno fatto. Non hanno fatto quelli lontani dal castello. Non ho percezione di quanto pubblico ci sia in sala. Vediamo se il nostro William, che potrebbe essere anche la presenza di tanti spettatori. Io manterrei le tre, Andrea. Eh sì. Ho trovato, insomma, adesso è la, mi sembra, terza a testa che tirano. Hai una strada anziché una strada nuova. Aiuto. Questa non me l'aspettavo. No. Ho questa indecisione di andare a, prima a valutare le 5 e poi ritornare sulle 3. Secondo me ha fatto lo stesso pensiero. Sarebbe da andare di 5, ma vado di 3 perché ormai ne ho tirate tante. Mi ha dato quel goccio di sicurezza in più che in questo caso ha guastato. Mi gioca andare al centro al 10 della corta. Ah no, gioca a pallino anche. 8 punti per Agnello, ben sfruttata questa biglia libera. Doppia Andrea quarta, 24 a 12. Aiuto, mamma mia, non ce n'era più, eh. Ha aperto proprio le braccia, sì, questa palla. Non ce n'era proprio più di questa biglia. Forse, sfiorata, guarda, da quarta. Non penso sia uno da, che sottovaluta Andrea quarta, ma probabilmente non si aspettava un Agnello così quadrato. Che dici? Sai, insomma, Agnello l'ha visto giocare anche lui nell'ultimo anno / anno e mezzo, e quindi era facile pensare ad un Agnello un po' sottotono. Io ho seguito qualche sprazzo della partita con Antonio Buta dal vivo e già lì ti dico che vedevo un Agnello, anche perché hanno fatto Andrea quarta con Marcolin, ha vinto alla bella praticamente agli ultimi, negli ultimi due tiri, eh. Comunque una bella che ha giocato in controllo, Marcolin sempre in rincorsa, però l'ha portata alla bella. Giro per Agnello, pallino da 4 e 2 birilli, media 8 fissa per il barese. 32-12 quarta, 8 punti per lui. Vediamo se riesce a quadrare in difesa questo giro. Questa che è veramente una sua specialità, una meraviglia, sì. Una meraviglia di quarta. Questo è un tiro che gioca tra i tanti. Possiamo tanto esaltare la conclusione perché siamo vicino alle camere. Sì. Non vorrei che ci arrivasse una secchiata d'acqua. Poi ce la esaltano loro la conclusione. E qui, primo errore vistoso di Agnello. E questo potrebbe riaprire i giochi, ma la vede da sola. Gliel'ha riportata dentro, mi sa. Tra l'altro c'è questo pallino sull'angolo. Copre... No, ma la vede? Ah no, pallino da 3 a girare. Qui c'era l'incrocio magico, eh? Tutto però... a vedere dove va a finire questa biglia bianca. Meglio per il quarta se si attacca. Secondo me Agnello a questo punteggio lascia andare il braccio. Sì, glielo lascia andare, però uno spondapalla sarebbe stato peggio. Sì, certo. Che con lo spondapalla poteva fare scacco matto, eh? Sì. Questo tiro si può sbagliare anche perché era da correggere. Ti torna? Sì, 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 era puntato. Questo è un momento che quarta deve approfittare se vuole mettere le cose a posto e combattere di più. Che ci metta lo zampino qua a quarta. A incrociare dal centro. Lo striscione arrivo. Striscione arrivo pallino 3. Con questo, angolo non arriva. Vabbè, ha preso, però, vabbè, 10, insomma, di marca. Quarto. 10. 10 punti, tutto a posto, 33-32. Giro per Agnello.
tanta roba. Rosso, 10 punti anche per lui. Non gli è proprio partito tutto il colpo, la battente non è ritornata nel centro, però insomma. Quarta, due ci sono. Non ce ne sono. Rimarranno tali, qui bisogna vedere la corsa. Che sembra quella buona. Dentro, dentro. Sì, rimane dentro Andrea quarta. Due modi tre per Michelangelo Agnello. Con un pallino che qua in fondo potrebbe anche fare gola. Altro che gola. Sì, stavo dicendo. Ma per marcare un pallino da tre ci metterei 100.000 firme. 42-35. No, poi più che altro perché ottieni una difesa diagonale se marchi il pallino, perché la tua mano. Sì, il brutto che ti puoi mettere di spondebiglia. Ma insomma, si correrà il rischio. La prende grossa Agnello. Non difende, giro per quarta. Gioca a ingaruffare, a spostarsi al 10 con la sua, comunque verso l'angolo. 8 punti, questa è lunga. Quarta, ma la facevo più lunga, però penso abbia gancio. O gancio o addirittura, sai che secondo me c'è anche la bricolla. C'è la bricolla, la spinge giù, eh? Eh sì. Sì, sì. Non so se la deve curvare questa traiettoria. Adesso l'ho disegnata abbondante sul Facciamo pallino. Facciamo vedere dalla frontale, Mirko, perché abbiamo più percezione. No, se ne sta sul gancio, allora non c'è. Ai. Questo è un erroraccio. È un erroraccio essenzialmente di forza. È ghiottissima questa opportunità per Andrea Quarto. Non la vedevo. Ah, pensavo la vedesse. Infatti è una buona notizia questa per Agnello, perché se l'avesse vista era da fare, comunque era un angolo non banale, però insomma. Due errori. È importante questo tiro per Andrea Quarta. Due errori abbastanza gravi di Michelangelo Agnello e Quarta non ha realizzato niente di facile, per carità. Però diciamo che non è la prima volta, Nico, che Agnello nel momento, mi viene in mente una finale di un campionato italiano di San Vincent qualche tempo fa nel teatro, quello che vinse quarta con Agnello avanti 3-1, se ti ricordi. Non è la prima volta che Agnello sente un po' la Sai, comunque è anche normale, specialmente adesso che insomma, è un anno e mezzo che non gli capita un'occasione così. Alla ricerca del risultato. Che era importante per lui muoversi da questo... Questo 42 Eravamo già un po' che c'era. Ci si era un po' innamorato del 42. Vediamo se quarta corregge il tiro con... Quarta sul largo. Questa è una gran bella difesa. Ho parlato troppo presto. Dalla mimica di Andrea. Non vorrei che, visto che c'è l'angolo, si facesse coraggio e gli lasciasse andare. Può stare anche in fondo, visto? Un campionato a squadre, giocavamo in coppia con Cipolà, vedevano i tiri insieme, uno davanti e quell'altro dietro.
traversino di prima. Parlato troppo presto. Sì. Vediamo dove termina. 8 punti sono pesanti. Mi sa che la picca nella buca, sai? Sì. Sì. Questa fa terribilmente male a quarta. Questo è un destro da knockout. Si porta a più 11 e a meno 6 dalla chiusura del 7 del match. E quindi non la doveva neanche toccare quarta, perché prende una velocità e ce l'ha fatta rimanere dentro. Delicatissimo, questa era super delicata. Garuffa per Agnello. E mi sa che qua rimane corto lui. Qui quarta, per quarta è imperativo realizzare ma difendere anche. Ce l'ha di 2.5. Sì. Una, due. E ci dovremmo essere. Ho visto bene? Sì, sì. Perfetto. Grazie Andrea. Anche perché mi ha evitato di fare una figuraccia. Qui lo sai che se Carlo ci segue su queste cose qua, se sbagliamo le forze sui traversini, poi si mi ha alzato a dire a 2.25. Tira le orecchie. Dice: ma che 2.25? Non c'è quella forza. Ancora non avete capito le relazioni dei traversini. Trasponde di calcio per Agnello. Spinge fino a pallino che non realizzerà. Però. Però. Ce la mette sotto la stecca. La striscia arrivo pallino. Arrivo pallino, sì. Manca 9. Ah, gli ha scappata larga. Il colpo era bello, eh. Più che altro. Anche se non va dietro. Ma c'è andato dietro. Più che altro secondo me Gianluca non poteva dare l'effetto a sinistra, quindi ha cercato di dare senza, ma secondo me gli è scappato un po' a destra e si è allargato. Ti torna? Sì, anche la sua caratteristica esecutiva. Poi ce la fai vedere a replay, Mirko, questa. Tanto match point per Michelangelo Agnello. Questa è scarsa e va dentro con la sua, aiuto, va dentro con la sua e vince la quarta. 3-2. Non vorrei aver raccontato una storia già vista. Sì. Rivedere Mirko dopo la bevuta, anche il tiro. Intanto andiamo in pubblicità. Giusto per tingere la serata di rosso thriller. Dall'alto ce l'hai questa, Mirko? Ma sì, ma la bianca girava, quindi l'ha toccata. Vedi che gira? Sì, fatta gira verso destra. Infatti, perché il punto della lunga l'aveva preso. L'aveva preso, poteva essere addirittura stretto. Si è comunque, proprio, insomma, sono insomma sicuro che quarta non ritirerebbe, poi ci ha pensato Agnello. No, assolutamente. E va l'acchito Agnello, c'è una piccola pausa quando vedete questi momenti di pausa perché stiamo registrando, noi non siamo in diretta in questo momento, in diretta c'è la Rai e sono in un momento di pubblicità. Secondo te cosa dici? Ci sarà una rinascita di quarta? Agnello si scrollerà di dosso. È dura fare un pronostico ora perché sono tutte le prime battute del sesto set che decidono, perché se quarta prende un paio di tiri, se fa in fiducia Andrea, è roba dura, no? Fermarlo. Vediamo. Sinceramente come regge il colpo, adesso ti direi che a carte viste un questo set è durato tanto, però, 17 minuti. Un po' troppo, ragazzi, Vedete di accorciare la cosa. Vediamo i parziali degli altri tavoli, Mirko. Ok,
Giachetti regatta 3-1 con Gualemi, però Gualemi avanti nella, e 2-0 Giachetti con Caratozzo. Sandrino, eh? Questo Sandro. Già l'Akito mi dà un segnale. Vediamo se gli risponde. Prima l'aveva puntato, l'effetto era andato lungo anche prima. Vediamo se adesso... Non so, la pesa più scarsa, però. Comunque la pesa più scarsa perché gli ha dato perché gli ha dato l'effetto. Scattato di più. Vabbè, ma sai, qua magari non tanto, perché questa velocità qua potrebbe anche aggrapparsi un po', eh? A bassa velocità, insomma. Passaggio di Agnello leggermente corto, gancio per quarta. Eh sì, un paio di imprecisioni. Sto pensando alla fase finale del set precedente. Un paio di precisioni. Guarda un po', Nico. Guarda un po', quarta. Sai, quarta è da attaccare nel momento in cui perde. E dire che ha perso lucidità in questa partita. Ci vuole coraggio. Certo che se non cogli queste occasioni, poi lui ti va in sequenza. Secondo me questa partita qua diventa un dramma. Non vorrei davvero che ci fosse il ritorno alla finale di San Vincent, che era praticamente scritta per Agnello. Sai, avesse sbagliato un tiro di chiusura fattibilissimo. Tu ci penseresti? Io sì. Io avrei già tutti gli spettri. Quarta, angolo di seconda a ingaruffare. Due punti, vediamo l'ingaruffo. Criss cross, incrocio magico. Poi se vuoi anche questi segnalini, no? Questo è un segnalone, non è un segnalino. Che insomma non è che dico che dicano proprio 16-0. Striscio di Agnello, che bravo Michelangelo. È andato vicino a fare 10 perché mancava un birillo. 16-2 il parziale. Pallino da 3, giro per Agnello. Questo tiro ce l'ha in tutte le dimensioni. Sì, E il precursore di questo tiro è stato Gustavo Zito. E se ti sente caldo? Beh, lo so. No, ci sono cascato anche io. No, ma gliel'ho detto anch'io, me l'ha detto. Di sicuro, non è novità, insomma, che Zito sia cresciuto alla corte di, nei primi anni alla corte di Cifalà. Da qualcuno deve aver pure visto, diciamo così, però era un grande esecutore di questo tiro. Quarta, salta questa palla, non evita il rimpallo. Uno che poi è stato un grandissimo emulatore di Gustavo Zito su quel tiro, e lì non è per sentito dire, ma ne sono stato assolutamente testimone, è stato sicuramente Riccardo Masini, che ce l'aveva in un modo incredibile. Come bellezza esecutiva forse addirittura meglio di quello di quarta. Agnello esplode il castello, ha tirato proprio a fare male, sperando in un impatto sicuramente migliore sul pallino da 4. Qui quarta di prima, probabilmente. Questa non la porta più. Qui se l'è un po' complicata, perché sì. Pensavo che giocasse un passaggio solo sul castello, ma di natura è andare sotto pallino. Esattamente, la sua lunga di destra e poi verso qui. Ha visto subito negli occhi il fatto di incandelarla sul filotto, ma non mi permetterei mai con quarta, però
sicuramente era una figura più facile. Ci passi una volta sola, ma era più facile. Diciamo che è un po' la filosofia dei grandi colpitori, quello di ricercare quando è possibile il maggior numero di passaggi sul castello. Comunque questa diagonale non si batte, si batte quando le palle sono nello stesso quadrato, quindi si batte un po' meno. E giocare un passaggio sul filotto, che è molto semplice perché si trasporta da sola, e più che altro poi le metti un angolo, no? La trasporti, giusto? Tre passate. Non, è giustissimo, non giusto. Però ripeto, chiaramente ci fai un passaggio solo, però in quel caso lì, a quella distanza, insomma, se sono quarta e lo tiro in quel modo, sì, è difficile non fare filotto. Il punto di sponda da colpire sulla corta è abbastanza semplice, è una palla dal centro. Poi c'è da dire che questa conclusione è uguale su tutti i biliardi, ti torna, cioè questo trasporto. Sì, tendenzialmente chiaramente si trasporta un po' di più sul biliardo battuto, ma sì, è un biliardo che rientra tanto. Dici che gli ritira l'incrocione? No. Sì? Sì. E glielo fa anche, fate quello lì. 5. Nemmeno, guarda come ha stretto questa palla. Sospiro di sollievo per Michelangelo. Michelangelo, il tiro che ha quadrato di meno obiettivamente il gancio. Adesso, questo era brutto, era di parabola, però. Sta andando a vedere l'entrata di effetto buono, anche perché la sua si lega a sponda. E anche se non la fa, guarda che anche se non la fa rimane attaccato. Anche se la fa grossa difende. Secondo me è un segno di poca lucidità, perché non si va a vedere quanto stacca. È forte. Abbiamo detto tante volte, si valuta da qua giù, c'è poco senso andarla. Sì, perché diventa, ti può trarre in inganno. Strano che non è rimasto legato con la sua. Con l'effetto buono sarebbe rimasto legato. Qui si è già scomposto un paio di volte. Adesso sembra che la tensione ce l'abbia un po' più addosso Andrea. Quando gli è partita, perplesso il cannibale, si è affondato anche tanto, se vedi è andato un po' fuori steccata. È vero che la doveva tenere di tre corse, da tre, cioè dovrebbe giocare proprio lo snooker a pallino, perché la sua non si avvicina troppo. Traversino di un passaggio. Non mi gusta. Adesso sono belli tesi tutte e due. Prima c'è stato un momento che erano proprio in adrenalina, sembravano già fatte prima di tirare le biglie. Anche perché anche loro sono esseri umani. E a tratti, quando fanno due. La caramellina. Zuccheri. Di 6? No, lo sfaccio. Lo vede da sfaccio. Sì. Penso di sì. Sì, sfaccio. Cioè. C'era. No. Cioè, qui adesso con l'umido si è manifestata tanto la pendenza. Si è proprio spostata. Questa palla qua non esiste che non dia il filotto. No, anche perché vedere la corsa della battente. No, poi l'ha steccata in un modo eccezionale, Andrea. Vediamo se ne approfitta Michelangelo. Non c'è più. Ancora filotto. E pallino 4 possibilmente, infatti l'ha sforzato Andrea, vedi come l'ha tenuta sotto. Comunque Andrea ha accorciato tanto tempi di esecuzione. No, più che altro non so se ti dà l'impressione
che sembra che stia facendo, e addosso ad Andrea Quarta è quasi, non si è quasi mai vista, sembra che stia facendo fatica, che è la caratteristica sua esecutiva, invece proprio di non farlo. No, non penso perlomeno, però sì, almeno per il largo. Ma secondo me ce l'ha anche sul pieno, se passa vicino, sì, al pallino. Qua era tutta libera. Vederla dalla, sì, diagonale. Sì, sono un po' in stevola con lo Strator, perché siccome la telecamera non ha spazio laterale. Bravo, ma lo stavo per dire, lo Strator non lo riconosco più. Secondo me è perché è più grande. Cioè, sì. Perché è più grande. È più, sì, grande, perché la, quindi, telecamera. Quindi hai meno visione. E poi ho i tasti dello Strator che mi occupano, non so, sì, se si possono, diamanti. Non so se si possono levare, no? Così è peggio. Non difende Agnello, sfaccio. Quarta, sfaccio per Agnello. Quindi non evita il rimpallo. Però sì, adesso punti che fanno un po' morale, sì, e parecchia classifica. Ne stanno giocando una un po' tutte e due. Questa era già difficile di sua. Giro per Quarta, questo va a segno. 6 punti. Mezza garuffa per... Qua sono entrati sempre tanto tutti. Andiamo proprio a avere la ricerca del... E qui Agnello invece entra nel castello. 4 punti. Ma nel cuore del castello, 8 quarta, 8 punti, parità, 44. La garuffa, il tiro di sponda che hanno giocato decisamente meglio. Vediamo se fa. Può diventare la partita delle garuffe questa. Eh sì. Di parabola il passaggio per il pallino da 3. Attenzione al rimpallo, non deve impartire tanto di effetto. È passato bene, non l'ha forzata, ha parabolato tagliando poco. Bravo Andrea, bel gesto questo. E qui Michelangelo con il pallino da 3 che fa da guida come bersaglio. E non lo realizzerà probabilmente. La rilascia la garuffa. Sì. Sì. E qui ce l'ha proprio. Qui la allungheresti fino in fondo. Sì, 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 sì. Tanto stretto, sì, hai parecchio margine. Io ho paura di questo. Però devi sì, essere, sì, sicuro di farla, no, stretta. No, io ti ho detto la paura, ecco perché ti ho chiesto, sì, l'allungheresti, sì, perché non è che mi sia successo quelle due volte. Però devi stare attento sì, anche a vero scaricare con questa forza qua, se prendi il tanto stretto paghi... No, infatti non paghi un granché. Un giro brutto, se ti si allunga tanto. Vediamo se si fida Michelangelo, è proprio attaccato, ma non penso si esima da questa esecuzione. Vediamo se morde ancora. E morde Michelangelo. Mamma che steccata mia, in questo momento. Fuori, cosa ha tirato fuori Michelangelo Agnello? Capolavoro di Michelangelo Agnello. 54-44, sotto sponda, tutto biliardo. Sinceramente, veder ritornare a giocare così bene Michelangelo Agnello mi fa piacere per il biliardo, perché mancava questa sfida. In difesa quarta. Questa viene via lunga, Lunga, ma no, non lunghissima.
No, è nato dentro. Bricolla delicatissima in questo momento, quasi da andarci di tre di calcio. A scegliere un tiro di sponda. Richiede forse meno sensibilità. Ma la vede, eh? Gioca la raddrizzata se la vede, probabilmente. Esatto. Raddrizzata, due punti. Questo va fuori. E qua l'ultimo appello per quarta, che se la prende, mette a posto, andiamo al dramma. Ancora scarsa, sempre dallo stesso lato. Match ball per Aniello. Nitido. Due biglie praticamente identiche. Andrea Quarta contrariato. E Aniello, un tiro dalla semifinale. E chiude. E chiude Michelangelo Aniello. 4-2, vittoria per Michelangelo Aniello. Davvero un bel incontro, un incontro che poi è stato dominato dalla tensione nell'ultima parte, stellari nei primi 4 set, qualche errore è arrivato dopo. Quarta che ha un po' patito la resa probabilmente del biliardo. Intanto Michelangelo Aniello inginocchiato a bordo biliardo a fare le flessioni, contento, ritorna nei 4 dopo un po' di tempo. Noi che facciamo? Ci salutiamo, andiamo diamo la dormire, buonanotte, andiamo a dormire, ci vediamo domani. Ciao a tutti.